sia lodato Gesù Cristo. Stiamo trattando con il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica i sacramenti, come è noto. I sacramenti sono sette. I primi tre, che sono stati già analizzati, sono i sacramenti che introducono nella vita della Chiesa e rendono il cristiano un uomo adulto nella fede. Battesimo, Cresima, e Eucaristia. E poi i due sacramenti cosiddetti della Guarigione, sacramento della confessione o riconciliazione della misericordia di Dio e il sacramento, adesso stiamo per avviare, dell'unzione degli infermi. È un sacramento sul quale conviene spendere una parola, perché su di esso la storia ha segnato qualche, qualche frenata e comunque qualche perplessità perché di solito si diceva estrema unzione e che era l'equivalente di una dichiarazione di morte imminente. In realtà da parte della Chiesa c'è tutt'altra intenzione, non certo quella di dichiarare una persona ormai spacciata per la vita, ma di contribuire alla sua salvezza, anche fisica per alcuni versi, soprattutto spirituale. Ma proviamo a entrare dentro questo ambito così come viene presentato dal compendio al numero 313 che ha il suo equivalente nel numero 1499 del catechismo della chiesa cattolica. Leggiamo la domanda e come al solito la facciamo seguire dalla risposta. Come è vissuta la malattia nell'Antico Testamento? Nell'Antico Testamento L'uomo durante la malattia sperimenta il proprio limite e nello stesso tempo percepisce che la malattia è legata in modo misterioso al peccato. I profeti hanno intuito che essa poteva avere anche un valore redentivo per i peccati propri e altrui. Così la malattia era vissuta di fronte a Dio dal quale l'uomo implorava la guarigione. Dunque, prima di entrare a trattare l'argomento dell'olio degli infermi come sacramento, è bene avere il quadro della percezione che esisteva nell'Antico Testamento della malattia. Perché ovviamente... Il sacramento dell'olio degli infermi è legato allo stato di infermità dell'uomo. E direi che vale la pena di chiarire almeno un pochino la cultura diffusa nell'Antico Testamento, dove si diceva, si dice nel testo che l'uomo si sperimentava come creatura e questo è un dato positivo, accettabile, valido a tutt'oggi. Nuovo Testamento. A 2000 anni dall'inizio del cristianesimo, l'uomo si sperimenta essere limitato e dunque sottoposto anche alla involuzione della propria salute, cioè in un processo biologico che purtroppo ha una reversibilità verso la malattia e persino verso la vecchiaia e verso la morte. Ora, sperimenta il proprio limite, va benissimo. Forse va recuperata questa dimensione dell'esperienza, del limite umano e dunque dell'essere creatura e non di essere un superuomo o un oltreuomo. Nello stesso tempo, precisa il testo, percepisce che la malattia è legata in qualche modo con il peccato. Ma quale peccato? Il peccato personale o il peccato altrui? anche al peccato personale. Pensiamo ad esempio alla vicenda di Giobbe. È incredibile. Quest'uomo giusto, afferma la Sacra Scrittura, che perde ogni bene e fin qui la sorte. Ma quando perde la salute? E i suoi amici, come ben ricordiamo, li si assiepano d'attorno. E cerco di convincerlo che è per il suo peccato che è ridotto in questa condizione miserevole, si ribella. Giobbe ha coscienza di essere innocente. Eppure ribadiscono i suoi amici, tu credi di essere innocente, ma Dio che scruta il cuore sa che tu sei un peccatore e adesso stai pagando la tua iniquità, dunque la malattia gravissima di Giobbe che è ridotto nella polvere e nella cenere, pieno di piaghe dopo essere stato privato dei suoi beni, materiali e persino dei suoi familiari, doveva essere concepita come una punizione per il suo peccato, in questo caso segreto. In realtà Giobbe riafferma la sua innocenza e dunque si ribella a quella concezione che legava malattia a peccato personale. Tuttavia, non c'è dubbio che il senso del limite umano, così come è vissuto oggi e in tutta la storia dell'uomo, soprattutto in questo suo essere fragile e destinato alla malattia e persino alla morte, ha connessione effettiva con il peccato, non si dice personale, ma con il peccato del mondo, con il peccato dell'umanità. La morte, dice la Sacra Scrittura, è entrata nel mondo come esperienza di morte. Proprio a causa del peccato. A questa concezione comunque del legame tra peccato personale e malattia, eh, direi che si riferisce anche il Vangelo di Giovanni, quando fa incontrare Gesù con il cieco nato e gli viene chiesto: ma allora, di chi è la colpa del fatto che quest'uomo sia nato cieco? È colpa sua o dei suoi genitori? Dunque è a causa di un suo peccato che nessuno ha riconosciuto? O è perché i suoi genitori hanno peccato e dunque il peccato dei genitori ha avuto la sua ricaduta sul figlio? Tematica dunque estremamente complessa ma vera. Ancora al tempo di Gesù dunque esisteva questa concezione. C'è una malattia, c'è una infermità. Qualcuno è colpevole, colpevole o il singolo i suoi genitori e più oltre non si va. E Gesù dirà: non è né colpa sua né dei suoi genitori, ma è perché si manifestino in Lui le opere di Dio. Bellissima questa definizione. In fondo, Gesù è venuto a riscattare anche l'infermità, la malattia, e persino la morte per documentare fin dove arriva la potenza. Redentiva sua. Lui è il Redentore dell'uomo, non perché sia Redentore in quanto guaritore, ma perché il suo compito è di ristabilire l'uomo nelle sue origini, all'origine dell'umanità, quando è uscito dalle mani di Dio, anzi viene riconquistato nella novità della vita, per esprimerci con le parole spesso usate da Paolo. E allora abbiamo i profeti, ancora nell'Antico Testamento. I profeti ricordano che la malattia può essere vissuta persino in modo redentivo: quindi, assumendo su di sé il carico, il peso della croce, della malattia, dell'infermità, si può partecipare in qualche modo alla purificazione del cuore. Questo già i profeti l'avevano intuito. Il Nuovo Testamento, ovviamente, si apre, si spalanca proprio a questa visione del riscatto della condizione dell'essere infermo nei confronti della redenzione. E ora vediamo come Gesù ha trattato la malattia, i malati e gli infermi, numero 314. Quale significato ha la compassione di Gesù verso gli ammalati? La compassione di Gesù verso gli ammalati e le sue numerose guarigioni di infermi sono un chiaro segno che con lui è venuto il regno di Dio e quindi la vittoria sul peccato, sulla sofferenza e sulla morte. Con la sua passione e morte egli dà nuovo senso alla sofferenza la quale, se unita alla sua, può diventare mezzo di purificazione e di salvezza per noi e per gli altri. Qui spalanchiamo un orizzonte splendido, luminoso, che ci riporta al momento della fragilità umana, come l'infermità, e persino a quella infermità conclusiva del percorso della vita umana, come la morte, di fronte alla quale non c'è rimedio, eppure cosa fare di fronte a questa realtà? È pensabile di vivere in un modo dignitoso o addirittura che questa realtà che è il morire venga vissuta in modo da essere atto di redenzione per sé e per gli altri unita all'atto redentivo supremo e radicale di Cristo Gesù? Come Gesù si è atteggiato come si è comportato nei confronti degli ammalati e degli infermi? C'è una parola che il compendio evidenzia molto bella, la compassione. A dire il vero, e potrei anche errare, però ho verificato abbastanza, ogni volta che il testo del Vangelo riporta il senso della compassione, il testo greco risale a un verbo splagnizzo, che di per sé vuol dire spalancare le viscere materne. Ecco, la compassione di Gesù sta ad indicare le viscere materne di Gesù nei confronti delle persone inferme, ammalate, in grave difficoltà. È un gesto bellissimo. Dunque, un Gesù che prova compassione? Ma che tipo di compassione? è quella di una madre per un figlio. Altissima questa espressione, splanganizzo. Ebbene, Gesù ha voluto essere accanto agli infermi e agli ammalati per dare un segnale chiaro che è venuto con lui il regno di Dio. Quel regno che di fatto costituisce la novità per l'uomo, dove l'uomo è riscattato in un modo completo, alla radice, nella sua corporeità e nella sua spiritualità, e quindi segna la grande vittoria sul peccato e sulle conseguenze del peccato, sulla sofferenza, dice addirittura sulla morte. Con la passione e la morte di Gesù, egli, ecco bellissimo, dà senso nuovo alla sofferenza. Dare senso nuovo alla sofferenza vuol dire riscattarla. La sofferenza in sé non è un valore, mai. La sofferenza in sé è qualcosa che diminuisce l'uomo, ma proprio questa realtà della sofferenza che ci mette a dura prova tutti, quando viene riscattata, immessa nel circuito dell'amore salvifico. Del Signore Gesù, allora ci fa percepire come anche dentro la sofferenza l'uomo non è inutile e probabilmente proprio perché sofferente, feconda ciò che ha fatto in una condizione di non sofferenza. È vero che stiamo parlando adesso mentre magari la salute ancora regge, almeno a grandi linee. Forse questo pensiero servirà anche a me quando mi capiterà di trovarmi su un letto di dolore, di infermità, come si suol dire inchiodato in un letto. Dovrò ricordarmi queste espressioni, ma penso ai tanti sacerdoti miei, anziani e infermi, ammalati. Penso a tante persone che incrociamo negli ospedali, nelle case di cura, case anche di riposo in queste condizioni potrebbero apparire come inutili sono dei crocifissi ma è un essere crocifisso con Cristo Gesù che riabilita riscatta e dà valore anche a questo tempo che apparentemente sembra vuoto inutile insignificante e invece è davvero una goccia di salvezza unite al mare di salvezza che è Cristo stesso, diventano cioè, dice: Se unita alla Sua la passione del Signore, un mezzo di purificazione e di salvezza per noi e anche per gli altri. La purificazione del cuore è importantissima perché Dio possa essere il tutto di noi e nulla del nostro essere venga sottratto alla Sua presenza. La purificazione attraverso la sofferenza fa in modo che la nostra interiorità tolga le ancore rispetto ad ogni altra realtà umana che magari cattura e domina il cuore al posto di Dio. Quando si è così inchiodati in un letto, dipendenti in tutto e per tutto dagli altri, è più facile dire al Signore: Sono nelle tue mani. Cosa posso fare? Sono nelle tue mani, a te affido i miei giorni, la mia vita. E un'ultima domanda ci poniamo in questa catechesi. Qual è il comportamento della Chiesa verso i malati? Siamo al numero 315. La Chiesa, avendo ricevuto dal Signore l'imperativo di guarire gli infermi, si impegna ad attuarlo con le cure verso i malati. Accompagnate da preghiere di intercessione. Essa soprattutto possiede un sacramento specifico in favore degli infermi, istituito da Cristo stesso e attestato da San Giacomo, il quale afferma: chi è malato chiami a sé i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui dopo averlo unto con olio nel nome del Signore. Dunque la Chiesa guarda gli ammalati con grande venerazione. E non dimentica mai che un ammalato come un povero è il tabernacolo certo della presenza certa di Gesù. Ero ammalato, siete venuti a trovarmi. Ero povero, affamato, mi avete dato da mangiare. Ripeto, il povero, l'ammalato, l'infermo sono un tabernacolo certo della presenza certa di Gesù. Quindi sono persone da trattare con sommo rispetto e grande venerazione. La Chiesa è stata autorizzata dal Signore stesso ad intervenire in favore degli ammalati e degli infermi e quante opere ha compiuto nella storia passata, gli ospedali sono nati tutti da un atto di misericordia, di benevolenza della Chiesa, di persone sensibili verso questa realtà. La realtà umana nella sua fragilità, gli ospedali sono nati lì e va ricordato almeno qualche volta che la Chiesa non è stata disattenta, disaffezionata dall'uomo, ha dato il meglio di sé nei momenti in cui ancora lo Stato non esisteva o comunque chi governava era assai distratto da questa realtà. Di fragilità. Fatta questa premessa, senza alcuna intenzione polemica, ovviamente, la Chiesa possiede qualche cosa di speciale per essere vicina agli ammalati e agli infermi, con la competenza ovviamente di chi accudisse gli ammalati, ma specialmente con il sacramento dell'olio degli infermi, di cui parliamo tra poco, direi, nella prossima trasmissione, la prossima puntata è autorizzata da chi? È dalla Sacra Scrittura, eh, cogliendo il testo famoso della lettera di Giacomo, la dove afferma chi è malato chiama il presbitero e il presbitero, i presbiteri della Chiesa, pregheranno su di lui, lo ungeranno con l'olio, vedremo il perché, cosa significa questo olio, nel nome del Signore. Bello questo testo di riferimento, Giacomo 5, 14-15. A questo... Testo faremo riferimento iniziando esattamente la prossima puntata, prossimo capitolo della nostra Catechesi. A tutti, arrivederci.